È terminato in pareggio 1 1 l'incontro tra alma Juventus Fano e Vis Pesaro impegnate al Mancini nell'atteso derby stagionale. Il match, che ha visto l'arrivo per la prima volta nella panchina granata del nuovo allenatore Tacchinardi, consegna un punto a testa alle due squadre e conferma la posizione dei biancorossi a più 6 dai granata, per i quali quindi diminuiscono le possibilità di allontanarsi dai playout. Punto importante perché manteniamo la distanza, il Fano, abbiamo allungato sull'Imolese. E, e dobbiamo continuare, come ho sempre detto, la strada è lunga ed è lunghissima, non dobbiamo mollare, ci prendiamo questo punto perché alla fine i ragazzi hanno risposto presente. Ormai non siamo stati brillanti come le altre occasioni, però eh, questa settimana abbiamo avuto tanti piccoli problemini, l'ultimo di Paola questa mattina che ha dato forfè e quindi abbiamo dovuto. Tra virgolette a, eh, adeguarci a quelli che avevamo a disposizione. E mi aspettavo Il Fano che veniva a battagliare anche perché non aveva mezze misure. No? E il Fano che doveva vincere, doveva fare la partita, doveva vincere per, per accorciare, veniva dal cambio allenatore, quindi da sempre quell'entusiasmo quel in più. Eh, ma noi siamo stati bravi, siamo stati bravi, sull'unico errore nostro in fase impostazione abbiamo subito gol e lì forse siamo stati un po' ingenui, però poi abbiamo avuto la bravura di recuperare e di, di portare a casa questo risultato importante per noi. Arrivati in partita che non era facile eh, noi rimaniamo manteniamo la distanza da loro e quindi eh, è, un, è un grande punto volevamo vincere ma in una, una partita così difficile un buon punto è importante e il gruppo c'è unito eh, ci capiamo al volo eh, quindi non, non troveremo difficoltà se giochiamo così e, e spero che questo sia un passo avanti verso il nostro obiettivo Un fano, sono contento a metà, perché l'atteggiamento è sicuramente di una squadra che mi sta dando tutto, sta lavorando, Sono soprattutto a metà perché dovevamo provare a giocare di più, senza paura, con coraggio. Invece, ho visto una squadra normale: anche no? sappiamo l'importanza che è per questa, per questa città, questo, questo derby, e anche per il valore della, della classifica che era questa partita qua. Però fatto una, abbiamo fatto un'ottima un gara, abbiamo lavorato bene, ci siamo mossi bene. Però sono contento, certo, avrei preferito dare una gioia piena a, alla tifoseria, alla società. Ma si va avanti a lavorare, non si molla di un centimetro. però insomma, ho visto una, i ragazzi sicuramente una, uno spirito diverso rispetto a quando poi li ho conosciuti martedì, dove li ho visti veramente in difficoltà. Però la squadra ha fatto, ha giocato, poteva giocare meglio, sicuramente giocherà meglio. Piasta allora, arrivare a questo punto della stagione che i punti sono veramente pesanti e bisogna avere ancora un pizzico più di personalità. Ci lavoreremo, cercheremo di preparare al meglio una partita sabato molto difficile. Il derby è, va fuori dagli schemi: è una partita che, che sta. A sé. Devo dire che per le occasioni concrete che si sono create, il risultato è giusto. Non voglio. Non voglio accampare scuse o attaccarmi ad altro. Sicuramente i ragazzi eh, sull'onda del gol eh, poi eh, avevano fatto un'ottima partita, poi un, un, una disattenzione, una, una mancata eh, applicazione insomma, ferrea delle, delle marcature ci ha fatto prendere quel gol, però questo è il calcio. Eh, a questo punto continuiamo, andiamo avanti. Eh,